Campani Group ha deciso di chiudere sia la parte dedicata allo showroom che la parte di officina. Questo proprio come un atto di protezione in primis nei confronti dei clienti e poi ovviamente anche nei confronti dei propri dipendenti, proprio per limitare al massimo quello che era il flusso di persone che ovviamente tengono in circolazione il virus. Di conseguenza però noi abbiamo tenuto sempre aperto online, nel senso che abbiamo dato la possibilità a tutti i nostri clienti o potenziali tali di visitare i nostri showroom online e di tenersi in contatto con noi, perché il nostro servizio clienti è sempre rimasto attivo con dei numeri dedicati, con un servizio di WhatsApp, con un servizio di numero verde e poi con tutti i canali social super attivi. Da una parte l'attenzione ai lavoratori e ai vostri clienti, ma anche tanta attenzione per quanto riguarda il territorio. Avete messo a disposizione un hotel per i sanitari che appunto stanno combattendo contro questa emergenza. Sì, assolutamente. Abbiamo un hotel che si chiama Hotel Europa a Reggio Emilia e il titolare, Claudio Campani, ha deciso di metterlo a disposizione di tutte quelle persone che lavorano in prima linea e che ovviamente tornando a casa metterebbero a rischio la salute dei propri cari. Ecco che allora ha aperto l'hotel per tutte queste persone, cercando di dare una mano a superare questo momento e a viverlo con un pochino meno di difficoltà. Credo che lavorare sul territorio sia importantissimo, perché come a livello politico, quando si parla di territorio non si guardano ai grandi partiti ma si guarda a quello che fa la persona, allo stesso modo proprio lavorando nella micro territorialità, credo che le persone si tengano in mente tutte le attività che vengono fatte a sostegno della comunità. C'è qualcosa di positivo che tutta questa situazione, secondo te, sta portando nel vostro modo di lavorare? Questo momento storico, e credo che in generale e ovviamente nella fattispecie per la nostra azienda, sia stato importante per dare un boost tecnologico, per rendere servizi online che magari erano in progetto, ma ha sicuramente dato un'accelerata per metterli in pratica. E quindi credo assolutamente che non si potrà più tornare indietro da tutto questo, anzi ci sarà un'evoluzione continua e magari sicuramente più veloce. Tre parole che ti vengono in mente per pensare al futuro in modo positivo dopo questa pandemia? Sicuramente avanzamento tecnologico, comunicazione più diretta e importanza a cose date per scontato.